Siamo in una fase di passaggio straordinariamente delicata e difficile. Siamo nella fase in cui l'Europa è a un bivio. E mi tornavano in mente le parole pronunciate il 29 luglio del 47 da colui il quale di lì a qualche mese sarebbe stato eletto Presidente della Repubblica, Luigi Einaudi, in cui si spiegava con grande lucidità e, lasciatemi dire, con grande senso della profezia: se noi non sapremo farci portatori di un ideale umano e moderno nell'Europa d'oggi, smarrita e incerta sulla via da percorrere, noi siamo perduti e con noi è perduta l'Europa. Era il 1947. Ma con gli occhi rivolti verso l'Europa, l'Europa che è la nostra casa e che si dimostra tale anche grazie alla nazione forte dell'Italia, che lavora per una politica di sviluppo, di rigore sì, ma anche di sviluppo, che riporti a rilanciare la nostra economia e produca lavoro. Ma c'è stato un discorso? Io ho visto il vuoto cosmico, ho sentito il vuoto. Renzi vuoto in un'aula vuota. Non ha detto assolutamente nulla. Ha fatto riferimenti generici agli investimenti e alla politica estera. Sugli investimenti c'è la presa in giro di Juncker con i 300 finti miliardi di euro, che in realtà sono 21, che in realtà non sono neanche 21 e che non ci sono. Quando Juncker dice non c'è denaro fresco, e lo dice rivolto a noi e a Parigi. E la politica estera, ce ne rendiamo conto. Abbiamo ascoltato con attenzione le parole del Presidente del Consiglio Renzi. Siamo ancora allo stadio delle promesse, il piano Juncker è una scatola vuota, anziché 300 miliardi forse ne sono 21, nel frattempo sulla politica estera nulla si muove. È evidente che l'Italia sarà costretta ad aspettare il prossimo semestre europeo, saremo costretti dunque a puntare sull'Estonia. Noi abbiamo bisogno di anche di voi. So che ci state rimanendo male, ma abbiamo bisogno anche di voi. Lo ha bisogno questo Parlamento, perché questo Parlamento non può vedere costantemente buttata via l'occasione di una forza politica importante che ha preso il milione di voti degli italiani in una discussione tutta interna e sterile, e credo che sarà fisiologico e naturale che se questa discussione non iniziate a fare al vostro interno continuerete a perdere deputati e senatori e continuerete a fare le liste di proscrizione che non andranno da nessuna parte. Abbiamo utilizzato l'alibi del 51%, inteso come unica forma possibile di governo per giustificare una condotta del tutto omissiva verso le attese che ben 8 milioni e 700 mila italiani avevano riposto in noi. Condivido, colleghi, il tentativo di rinnovamento della classe dirigente del Paese e, dal pari di molti colleghi qui presenti, intendo partecipare attivamente al processo di moralizzazione della politica. Infine, concludo, Presidente, la ringrazio. Rivendico il mio diritto a rappresentare il territorio nel quale sono stato eletto. Nei momenti in cui ho cercato di rappresentarne gli interessi, ho paradossalmente avuto più ostacoli dal movimento a cui appartengo rispetto agli altri partiti. Io voglio sentirmi sereno ed orgoglioso di lavorare per un progetto politico nel quale riconoscermi, attraverso il quale operare. Oggi, signor Presidente, questa condizione in questo gruppo non c'è più, e allora, e concludo, nel comunicare il mio voto favorevole alla risoluzione di maggioranza, annuncio la mia uscita dolorosa, Presidente, dal Movimento 5 Stelle, non più evitabile! Il fatto che stiate perdendo pezzi ogni giorno non vi autorizza a interrompere le discussioni degli altri. Siamo solidali con voi e comprendiamo le vostre difficoltà. Che il nostro compito sia quello di continuare a lavorare per Silenzio. Il futuro dell'Italia, lasciate, nonostante le vostre urla, le vostre grida, che ai tempi del Manzoni erano una cosa seria, con voi sono invece soltanto lasciate svolgere le comunicazioni, il senso di una frustrazione che noi comprendiamo, rispettiamo e per il quale siamo solidali
Se i pezzi sono quelli come Tommaso Currò, che è stato sempre un borderline, è stato sempre uno che ha cercato la poltrona, il titolo di onorevole anziché essere Movimento 5 Stelle, per noi va benissimo che se lo può pure prendere. Noi ci siamo offesi, ma non in quanto Movimento 5 Stelle, ma in quanto istituzioni e in quanto cittadini, a vedere un premier, è stato abbastanza avvilente vederlo utilizzare 120 bambini uccisi per avviare una contrapposizione con un gruppo che gli stava semplicemente chiedendo più rigore nei confronti della corruzione.